Quanto ha guadagnato Cristina 40 al GF VIP 7? La confessione a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta a 360 gradi a cominciare dal suo percorso nella casa. L'ex soubrette, eliminata nella puntata del 20 ottobre, è stata spesso nell'occhio del ciclone, criticata sia per i modi sia per le frasi utilizzate. Una presenza comunque forte che Alfonso Signorini ha fortemente voluto. Un profetto che lei ha sposato per una sola ragione. L'ho fatto per i soldi. Assolutamente. Racconta a Silvia Toffanin. Da diverso tempo infatti lavora come cameriera in un ristorante romano a Milano. Tornerò a fare la cameriera. Adoro quel lavoro. Mi fa stare a contatto con le persone, spiega. Al GF VIP mi sono rilassata un po'. Facendo due lavori, ho sempre avuto pochissimo tempo. Ho perso 9 kg negli ultimi anni. Mi sono data tanto da fare. Quanto ha guadagnato Cristina 40 al GF VIP 7? Le sue parole a Verissimo. Cristina 40 ha dovuto la sua fortuna a Non è la Rai, grazie al quale inizia il periodo d'oro. Nel 1992 ha preso parte al programma Bulli e Pupe, condotto da Paolo Bonolis, e recita in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone e nella fiction Classe di Ferro. La vera svolta, però, è arrivata con il TG satirico di Antonio Ricci, dove ha vestito i panni della Velina Bionda in coppia con Alessia Merz 1995-1996 e con Miriana Trevisan 1996-1997. Durante la sua carriera ha lavorato con Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Laura Freddi nei Guastafeste. Nel 1996 ha lavorato nel programma sportivo Guida al Campionato, dove è rimasta per 5 stagioni. La showgirl e conduttrice è stata sposata con l'imprenditore Matteo De Stefani e ha una figlia, Aurora, che appare anche sul profilo Instagram della madre, nata nel 2002. Dopo la fine del matrimonio, un amore sfortunato. Pochi mesi e il suo compagno si rivela diverso. La umilia cacciandola di casa con la scusa dei suoi sentimenti svaniti. Mi ha trattata con una cattiveria inaudita e gratuita. Per mesi sono andata in depressione, ammette a Verissimo. Ho avuto bisogno di tranquillanti perché non dormivo, non mi lavavo. Riprendere a lavorare mi ha aiutata moltissimo. Ora per un po' non dovrà lavorare. Quello che guadagno al GF, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante. Quindi mi sono detta perché no.